Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Vi avviso che sono tantissimi, non ho mai accumulato così tanti prodotti finiti in un video solo, quindi probabilmente dividerò il video ora, vedo un secondo che fare. Prima di iniziare con il video volevo farvi vedere Olivia, perché l'altra volta mi era stato chiesto appunto come stava Olivia. Mi sono resa conto che era da tanto che non ve la facevo vedere, per l'appunto è seduta qua accanto a me, quindi la disturberò per voi. Eccola qui, che non ci vuole stare ovviamente, perché lei qui c'è la finestra del giardino e lei guarda gli uccellini fuori. In giardino non ci può andare, perché lei per prendere gli uccellini scappa e insomma ci sono le macchine e niente, sta in casa appunto. Comunque, allora, parto dai prodotti finiti, da quelli intanto che sono fuori dalla scatola perché non ci stavano. Ho terminato del saponificio veneziano preso al Tigotà, il sapore di Marsiglia vegetale cenere vulcanica, questo qua. Mi è piaciuto tantissimo e non solo a me. Allora, innanzitutto per la profumazione, veramente molto molto buona, leggermente di Marsiglia ma non solo, veramente buona. E anche proprio come prodotto, perché andava a lavare molto bene la pelle ma rimaneva comunque delicato, quindi è un prodotto che sicuramente riprenderò, non so se nella versione cenere vulcanica, però comunque insomma lo riacquisterò. Poi, terminato un boccione gigantesco di detergente intimo del marchio Intima Più, anche questo preso al Tigotà, con antibatterico naturale a base di timo, buono, ci è piaciuto a tutti, almeno a me è piaciuto molto, delicato ma allo stesso tempo efficace, non mi ha dato problemi di irritazioni, pruriti eccetera eccetera, quindi anche questo è un prodotto che potrei riacquistare. Passando invece a un prodotto che assolutamente non prenderò, è la maschera per i capelli Organic Shop cocco e burro di karité. Questo qua mi era stato regalato da una mia amica insieme al balsamo bocciatissimo, a lei appunto non erano piaciuti e me l'ha dati a me, che praticamente erano nuovi. Anche questo assolutamente no, non mi è piaciuta. Intanto la profumazione di cocco non mi ha fatto impazzire e poi non faceva niente, non districava, non ammorbidiva, non nutriva, non idratava, niente, non appesantiva, non sporcava capelli, però non faceva niente, non ne potevo più. Ho chiesto anche a mia mamma e a mia sorella se mi aiutavano a smaltirlo, ma anche loro no, e quindi alla fine, per avere un minimo di azione districante, ma veramente un minimo, ne andavo a prendere proprio delle palettate con le mani, e quindi in due volte l'ho finita e via. No, assolutamente no. Poi ho terminato, abbiamo terminato, della Sien, il sapone, questo qua, al frutto della passione cocco, molto buono. Come tutti i saponi per le mani della Sien, è delicato, non secca le mani, la profumazione è sì cocco però un po' dolcino, veramente buono, adatto per l'estate, fresco, mi è piaciuto. Terminato il dentifricio Sensodyne Repair e Protect, questo qua, questo l'ho utilizzato solo io perché avevo dei mi facevano male i denti e il dentista mi ha detto che era appunto sensibilità, e quindi niente, ho preso questo. Effettivamente, una volta arrivata a metà della confezione, questo problema di sensibilità denti è svanito, quindi buono. Non costano pochissimo i dentifrici Sensodyne, però non mi è dispiaciuto. Poi, terminato ieri di Alverde il Coffee Scrub, questo qua, è uno scrub praticamente a base di caffè, sale e ci sono poi degli oli, olio di soia, c'è l'olio di cocco. Allora, c'è da dire che costa quasi 4 euro e gli ingredienti praticamente ce li possiamo fare anche a casa, questo prodotto, quindi però io ho voluto prenderlo perché mi attirava la confezione, il caffè. Allora, la profumazione di caffè non mi è piaciuta perché era un mix tra caffè e olio e quindi non mi ha fatto impazzire. Il prodotto mi è piaciuto perché va a scrubbare benissimo la pelle, è uno scrub bello strong,
funziona molto bene, lascia la pelle super liscia, morbida e anche nutrita e idratata, perché appunto ci sono questi oli che vanno a nutrire la pelle. L'unica pecca, e non macchia il piatto doccia, l'unica pecca è che macchia la pelle di marrone, appunto di caffè. Quindi è uno scrub che va fatto sicuramente per forza di cose prima di utilizzare il gel doccia, perché poi con il gel doccia senza fatica si va a levare appunto questa macchiolina di caffè che rimane sulla pelle, altrimenti si macchiano gli asciugamani e insomma, e poi la pelle appunto rimane marrone. A parte questo, è un buonissimo prodotto che non andrò a ricomprare semplicemente per il prezzo e gli ingredienti. Però se siete pigri, non vi volete fare in casa lo scrub, eccetera, questo non è male. Poi, due prodotti bocciati sono queste due maschere contorno occhi, che erano un set preso al Penny. Mi sembra il solito set l'avevano proposto anche alla Lidl o a Eurospin, marchio Actimask. Allora, questa qua è quella con arancia e mango. Aveva un buon profumo, rimaneva bene aderente agli occhi, era di quelle proprio a mascherina. Sì, rinfrescante, ma niente di particolare, ecco. Quest'altro invece è quello effetto filler, che puzza e non ha fatto assolutamente niente, quindi diciamo che non mi hanno fatto impazzire queste due maschere. Eccolo qua, il balsamo della stessa linea appunto della maschera, Organic Shop, cocco e karité, anche questo il nulla più assoluto, comoda la confezione, profumazione non mi è piaciuta, non andava a districare, dovevo mettere quintali, è durato un sacco e sono contenta di aver finito questi due prodotti perché non mi sono assolutamente piaciuti. Peccato perché gli scrub di Organic Shop, le creme corpo, le maschere per il viso a me piacciono molto, ma questi prodotti per i capelli assolutamente no. Ho uno shampoo da utilizzare, ma devo essere sincera, ho paura ad aprirlo. Poi ho terminato, sempre per quanto riguarda capelli, del marchio Erba Viva, shampoo delicato capelli lisci con estratto di biancospino e proteine della seta. Buonissimo! Io avevo provato anche la versione per capelli grassi un sacco di tempo fa, sono dei boccioni da mezzo litro a un euro, fantastici. Allora, la profumazione le ho trovate praticamente uguali, sanno leggermente di marsiglia, non lo so, però una profumazione buona, andava a fare una bella schiuma soffice, bastava poco prodotto, lava benissimo capelli, non irrita il cuoio capelluto, non secca capelli, li lascia belli leggeri, lucenti, puliti, veramente sono degli ottimi prodotti che costano poco, sono grosse confezioni e veramente buoni. Io queste li trovo in un negozio al mercato della mia città, comunque se fate una ricerca su internet li trovate in giro, buono, questo consigliato. Poi ho terminato due detergenti intimi della Neutromed, questo delicatezza e questo invece tollerabilità, con complesso micellare bla bla bla, comunque anche questi sono, cioè tutti i peli del gatto, sono dei prodotti economici, buoni, che non mi creano problemi, sono ecco quei detergenti intimi da battaglia che in casa abbiamo sempre e che comunque ci piacciono. Terminato anche il sapone per le mani di Balea, questo qua era quello in versione mare, sapone liquido idratante, 500 ml, prezzo irrisorio, giù nell'info box come al solito trovate tutte le varie informazioni, inciampallini, prezzi, vi lascio tutti i link. Allora, buono, la profumazione fiorita, non so perché mi aspettavo un altro tipo di profumazione, invece questa è una profumazione fiorita. Non male, però ecco, non la collego all'estate. Un buon prodotto, lava bene le mani, non le secca e niente, i saponi liquidi di Balea sono un po' come quelli di Sien. So già che mi piacciono e che cambia solamente la profumazione, quindi vado sempre sul sicuro. Poi, terminato questo sapone mani Sien, di questa linea certificata Ecolabel, questa era la versione New York, mi sembra avevo finito quella
Amsterdam o Londra, non lo so, ne ho terminato anche un altro comunque. Versione New York, buono. La profumazione di questo mi è piaciuto veramente tanto perché è bella fresca, quindi buona, adatta anche a maschietti e adatta anche all'estate. Questi saponi vengono riproposti svariate volte durante l'anno, 1,20 € mi sembra il prezzo, ottimo, non secca le mani, un prodotto naturale, ne basta poco, ve lo consiglio. Terminati i due gel doccia, questo della Arbor, avevo terminato anche il sapone per le mani, mi sembra. Comunque, questo qua è con menta, rosmarino, menta e rosmarino. Era un gel super, super, super denso, proprio densissimo, che non andava a seccare la pelle, lavava molto bene. La profumazione, sì, timo e rosmarino, menta e rosmarino, che si sente di più il rosmarino, comunque una profumazione rinfrescante. Un buon prodotto, un prodotto comunque con ingredienti al 98% di origine naturale. Buonissimo, si trovano questi prodotti da Douglas, ma non penso di andarlo a prendere perché non costano poco. Questo mi era stato regalato in un set, sapone mani e gel doccia, li ho utilizzati con piacere, ma sappiate che i prezzi non sono proprio così bassi, almeno per quanto mi riguarda, io non andrei mai a spendere 7 euro per un gel doccia del genere, ecco. Poi, gel doccia terminato. Dal Tigotà, questo qua di Farma Officina linea al carbone, gel doccia purificante, questo qua che mi è piaciuto molto, ha una profumazione particolare che a me non è dispiaciuta, per il detergente viso di questa linea, ma mi è piaciuta meno, ecco. Per quanto riguarda invece il gel doccia, mi è piaciuta di più. A mia sorella, per esempio, questa profumazione non piaceva. Comunque, c'è scritto che è un bagno doccia purificante, ma non ho trovato questa azione purificante. Non andava a sgrassare la pelle o a seccarla. Un buon prodotto, lava bene, faceva una bella schiuma. Mi sono trovata bene, potrei riacquistarlo, comunque acquistare magari ecco qualche qualcosa di un'altra linea di questo marchio. Non male. Poi, terminato un altro gel detergente intimo, detergente intimo delicato Vivi Verde Coop, molto buono. In realtà ne abbiamo terminati due, ma una confezione è stata buttata perché questo video, ecco, non è il video determinati di un mese, ma di un lungo periodo. A me è piaciuto molto, delicato, delicato nella profumazione, efficace, buono, veramente buono. Terminato. Questo gel doccia che avevo trovato nel calendario dell'avvento di Balea, questo qua era quello tipo alle noccioline, una profumazione di crema di nocciola buonissima, sa proprio di cibo, veramente ottima, buona, un buon prodotto, una coccola, l'ho terminato quando ancora faceva freddino perché la profumazione è tipicamente invernale, veramente buono e carina anche la confezione. Poi, per quanto riguarda invece i piedi, ho terminato questa crema per i piedi emollienti di Natura Line, lavanda e burro di karité, un'ottima crema, costa poco, idrata benissimo i piedi, un buon profumo, ha una crema veramente molto molto leggera e fresca. Lì per lì sembra anche che non faccia niente, poi in realtà va effettivamente a nutrire i piedi. Mi è piaciuto e penso di ricomprarla. Per quanto riguarda invece le mani, ho terminato la crema mani di Alverde di quel set, di questo set qua che vi avevo mostrato in un video un po' di tempo fa. Un'ottima crema mani, bella nutriente, idratante, bella ricca, ma allo stesso tempo non troppo pesante. Era una crema che andavo a utilizzare la sera perché comunque si avvertiva nelle mani, e quindi l'andavo a utilizzare la sera prima di andare a letto. Ottima, mi è piaciuto tantissimo questo set, veramente tanto. La crema per il corpo la sto finendo, è leggera ma nutriente. La crema per le mani, fantastica. La profumazione, devo dire che è gradevole, un po' dolcina, buona, mi è piaciuto.
Poi ho dei prodotti per il viso. Allora ho il contorno, no, non è un contorno occhi, è un filler super idratante concentrato, viso, contorno occhi e labbra, linea idrata ialuronico di Elan. Io l'ho utilizzato principalmente nel contorno occhi, ogni tanto lo andavo a utilizzare anche sulla fronte. Allora, idratante super concentrato. Non vi aspettate chissà cosa, ecco, un buon contorno occhi, idratante, leggermente distensivo, niente di particolarmente wow, però comunque non male. Questo qua l'avevo preso, mi era stato omaggiato dall'azienda, però mi ricordo che lo davano anche in omaggio in alcune riviste. Comunque non male, ecco, preso in omaggio con una rivista per il prezzo, insomma, circa 2 euro, ci può stare, prendetelo. Poi, terminata questa maschera per il viso della Yves Rocher purificante con Kaolino, non so neanche se le fanno ancora queste maschere, perché la Yves Rocher ogni 3 secondi cambia linee, cambia pack, cambia inci, mette prodotti nuovi, lava prodotti vecchi, li rimette. Non ci sto più dietro e sinceramente non me ne frega più nulla, perché quando un'azienda inizia a fare così perde tutto il mio interesse. Comunque era una buona crema purificante ma non eccessivamente sgrassante, lasciava appunto la pelle più pulita, pori dilatati meno visibili, buona, non male. Però ecco, sono, quanti sono? 30 ml di prodotto e mi sembra costava sulle 8-9 euro, quindi anche qua il prezzo non è proprio abbordabile per quanto mi riguarda. Poi un prodotto che non costa pochissimo, ma questo vale i soldi che costa, è del marchio Mossa ed è una mousse crema purificante per il viso. Avevo provato il campioncino, mi era piaciuto un sacco e sono andata a prendere il prodotto in full size al Sana approfittando dello sconto Fiera. Buonissimo. Allora, è una cremina che sa leggermente di limone. Veramente molto gradevole, è una cremina proprio fresca, sembra sorbetto e lava benissimo la pelle, fa una schiumina leggerissima, delicata, non brucia gli occhi, non secca la pelle, la lava bene rimanendo delicato e dà proprio la sensazione di pelle pulita, di pelle fresca, di pelle detersa, ma assolutamente non secca, non sgrassata. C'è scritto purificante, ma per quanto mi riguarda è adatto a tutti i tipi di pelle, da quelle grasse a quelle secche. Veramente un prodotto buono, ottimo, che utilizzato con costanza, appunto, i risultati secondo me si vedono. Mi è piaciuto tanto e magari più in là lo riacquisterò. Poi ho terminato il tonico di Pixi, il Glow Tonic, tonico famosissimo. Io ho preso la Mini Taglia. Mi è piaciuto, ha un'azione rinfrescante, un'azione illuminante, ecco il 5% di acido glicolico. Buono, ma per come ne sentivo parlare sul web, mi aspettavo una bomba, cioè proprio il tonico della vita. Non è stato così, anche se ripeto, un buon tonico, ma non credo di andarlo a riacquistare. Poi ho terminato tanti campioncini. Mi sembra strano di avere già finito, ma secondo me qualche prodotto finito ce l'ho in giro per casa. Allora, ho finito tantissimi campioncini, vado veloce. Allora, due campioncini della linea Capelvenere di Elan, shampoo crema rivitalizzante. Buono, era più che altro uno shampoo, non una crema, ha lavato bene i capelli, niente da dire. Poi ho terminato il bagnetto delicato baby di Sapone di un Tempo, buono, ma nulla di che. Balsamo cedro e finocchio di Alchemilla, ha un profumo di finocchio buonissimo ed è un ottimo balsamo, ma io i prodotti Alchemilla non li vado più ad acquistare. Poi terminato olio lavante di Anthos, questo qua è una crema e non è un olio e non ho trovato nulla di che. Poi, terminato sempre di Capelvenere, shampoo No Scecchina per capelli scuri, lavaggi frequenti, anche questo non male. Poi, terminato il tonico di Comfort Zone della linea, quella lenitiva e rinfrescante, non ha un profumo, ma è piaciuto perché era molto rinfrescante, quindi buono. Poi, shampoo dolce
doccia, finocchio e agrumi per corpo e capelli di Quanticlicium, un buon profumo di finocchio, l'ho utilizzato per il corpo, mi è piaciuto. Poi ho terminato due campioncini di maschera per capelli rivitalizzante Green and Beauty. Il profumo non mi è piaciuto per niente, però la maschera l'ho trovata una buona maschera. Poi ho terminato il bagno schiuma della linea Bouquet d'Oro dell'Erbolario. Mi è piaciuta molto come profumazione. Sono andata a sentire le profumazioni proprio del profumo di Bouquet d'Oro e Bouquet d'Argento. Come profumi assolutamente non mi piacciono, sono troppo forti e quindi no, ma come bagno schiuma sì. Infatti penso che poi in un futuro riacquisterò questo prodotto. Gel doccia di questo marchio Hands of Veggie, questo. Il profumo mi ricordava molto la citronella, anche questo è un prodotto che andrò a comprare perché mi è piaciuto, quindi terrò il campioncino. Poi ho terminato il sapone liquido, questo qua di Yop Vaniglia, ma sa di cannella, io odio la cannella quindi non mi è piaciuto. Poi ho terminato tre campioncini di doccia shampoo delicato di Green Natural. Fa una schiuma densissima, un buon profumo, anche questo non male. Poi Nashe Argan, il balsamo, ottimo profumo, perché la profumazione di Nashe Argan o vi piace o non vi piace, io la adoro. Ed è anche un buon balsamo, quindi non male. Poi, Danza dei fiori, bagno schiuma all'erbolario, profumo troppo fiorito che a me non è piaciuto. Poi, shampoo per capelli delicati di Officina Nature, un buono shampoo, non male. Poi, questo è Bouquet d'Argento dell'erbolario, buonissimo, avevo scritto tieniti il campioncino, me lo sono tenuto e mi sono anche comprata la full size, ve l'ho mostrata in un video che vi lascio tra le schede. Poi, maschera per capelli Amica, anche questo un buon prodotto, mi è piaciuto. Poi linea di latte di Naturs, sa di cioccolato e non di latte, comunque un buon profumo. Questo qua era un doccia shampoo che ho utilizzato per il corpo. Poi ho terminato bagno e shampoo delicato Baby di Maternatura. Niente di che. Ho terminato poi tre campioncini della linea Bricco, quella per i bambini, bagnetto cremoso cambio pannolini di Officina Nature, non male, buono. Ed infine Ibisco bagno schiuma all'erbolario, che ha una profumazione molto molto speziata, anche questa vi deve piacere, è particolare ed è un po' fortina comunque. Questo ed era l'ultimo campioncino, quindi forse sono riuscita a fare un video solo, non lo so, lo scopriremo insieme. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!